Io sono Giuseppe. Io sono Laura. Viviamo a Messina, dove ci siamo conosciuti circa 20 anni fa. Ci siamo sposati 15 anni fa nella parrocchia a cui apparteniamo, la parrocchia di Sant'Elena, la parrocchia in cui abbiamo avuto la gioia, la grazia di conoscere il movimento apostolico. Io sono un medico. Io sono insegnante di scuola primaria. E, diciamo, visto il momento attuale legato all'emergenza coronavirus, in qualche modo ecco, cerchiamo di mettere al servizio degli altri, anche se in maniera differente, diciamo, la nostra professione. Io sul campo perché sono un medico di guardia medica, Laura, considerato che le scuole sono chiuse, invece è qui da casa con la didattica a distanza che comunque le consente di mantenere e comunque vivo, seppur virtualmente, il rapporto con i bambini, con i suoi bambini. La situazione attuale è una situazione un po' particolare, è inutile negarlo, è un momento difficile, è anche direi pesante, però paradossalmente ci ha fatto riscoprire un po' il valore del tempo che si trascorre insieme. Siamo riusciti a riscoprire il valore della preghiera insieme, sia tramite la TV con le messe che sono state via via ufficiali da Papa Francesco, con i rosari, e anche grazie ai sacerdoti del Movimento Apostolico che diciamo settimanalmente ci forniscono gli ausili quali appunto la catechesi o quotidianamente con il commento al Vangelo del giorno. Ecco, tutto questo ci ha fatto riscoprire appunto il valore della preghiera in famiglia, della preghiera familiare, e soprattutto ci ha dato la forza per affrontare appunto questo periodo di difficoltà oggettive. Sicuramente la fede ci ha sostenuto sempre, ma più che mai in momenti come questo la fede è, come dire, il sostegno e diciamo, la forza che non ci fa sentire assolutamente sfiduciati e che ci conferma che il Signore, soprattutto in questi momenti, non ci abbandona e ci sta vicino.